Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Buonasera cari telespettatori, in diretta con 60 News, l'appuntamento della pre-prima serata, diciamo così. Quest'oggi in prima serata un'altra tribuna elettorale avvincente, vi consiglio di guardarla, perché insomma c'erano i poli opposti, la sinistra, l'estrema sinistra, con l'estrema destra, ma anche possiamo dire i 5 Stelle, insomma una puntata da guardare, non vi anticipo altro, a partire dalle ore 21.30, perché vi farete un'idea su chi votare. È una puntata che già il titolo ha svelato l'argomento, un approfondimento dovuto, dico io, anche perché insomma ci sono delle novità in questo comune rivierasco della Locride, che un tempo era forse la capitale commerciale, ricordo i racconti di chi insomma mi riferiva che Bovalino era una città totalmente diversa di quella, rispetto a quella che è oggi, ma naturalmente c'è l'impegno di un sindaco da poco eletto, ancora non ha fatto un anno di amministrazione, lo ringrazio, e nei nostri studi, Vincenzo Maesano, benvenuto. Grazie a voi, buonasera. Vincenzo Maesano, a dire il vero, ha accettato il mio invito, l'ha accettato subito, perché io ho colto un suo appello, quello di dare una mano con il nostro mezzo, la televisione, col portale, eccetera, sul discorso della differenziata. Allora ho colto l'occasione, ho detto sindaco ci vediamo e facciamo il punto su tutto quello che è stata, diciamo, questa amministrazione fino ad ora, ma anche parleremo di questa differenziata, che è un obiettivo che a quanto pare l'amministrazione si è messo in testa di raggiungere, perché la differenziata non è tanto partire, ma è mantenere, fare un lavoro continuo e far sì che quei livelli, diciamo, di raccolta vengano sempre più, no? Aggiungano, diciamo, sì, percentuali sempre più alte. È vero. E allora, partiamo così, 8 mesi di amministrazione, una giunta giovane che tra l'altro è qua presente in studio. Sì, sì, è venuto accompagnare. Con grande piacere. L'ultima volta che una giunta ha accompagnato un sindaco è un evento spiacevole, non... Non lo dico, ma riguarda Marina di Gioiosa. È stata l'ultima intervista da sindaco a Domenico Vestito, che era c'era tutta la giunta, sono venuti qua in studio per un'intervista, diciamo, conclusiva. Era da poco stato sciolto, sciolto la mattina, noi la sera ci siamo visti, sciolto il consiglio comunale. Purtroppo lì c'è stata una parentesi negativa, sì, sulla quale non lo so, poi difficilmente si riuscirà poi a trovare il bando della matassa, perché sappiamo bene la legge com'è, quindi insomma lì c'è da, anche se dobbiamo dire che Domenico Vestito a livello operativo, possiamo dire così, è stato un sindaco che ha lasciato un evidente segno, diciamo, nel percorso amministrativo di Marina di Gioiosa. Ma noi andiamo a Bovalino. Allora Vincenzo, dopo 8 mesi, a me sembrano pochi 8 mesi, tu dici ma è passato tanto tempo, insomma
Sono pochi, è passato poco tempo o sembra che il tempo sia volato? Guarda, innanzitutto di nuovo buonasera. 8 mesi, il problema è che si sono stati vissuti in maniera intensissima, quindi sembra volato da un certo punto di vista, ma dall'altro è evidente che si è lavorato tanto, quindi è tanto le problematiche, sono tante le problematiche, le iniziative che sono state intraprese dall'amministrazione. Quindi direi proprio intenso questo tempo passato, trascorso. Sono 8-9 mesi e non ci siamo fermati con l'impegno del sindaco, della giunta, ma anche di tutta la maggioranza, e che voglio sempre ringraziare per la vicinanza, per l'impegno e la professionalità che dimostra nell'affrontare tutti i problemi di Bovalino, perché Bovalino ne ha parecchi, così come i comuni della nostra zona ne hanno diversi, però Bovalino poi prendendo anche un comune sciolto purtroppo per due anni con provvedimento della presenza del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda lo scioglimento per mafia, e ovviamente porta con sé tante criticità. Noi le stiamo affrontando, ovviamente io chiedo sempre ai miei concittadini, e lo faccio pure da questo canale, pure oggi, pazienza. Pazienza e collaborazione. Lo so che la pazienza spesso ormai era terminata per varie vicissitudini, per l'avvicendamento che c'è stato nel corso degli anni, dove di fatto Bovalino non aveva superato mai diverse problematiche, diverse criticità. Però la gente, io la vedo abbastanza serena, ha capito l'impegno di questa amministrazione, e quindi la pazienza la sta dimostrando. Io la chiedo ancora perché è vero, è intensissimo il tempo che è trascorso, 9 mesi, però è anche vero che un solo mandato, per tutti i problemi che Bovalino ha, non è sufficiente per risolverli. Noi ci stiamo impegnando del resto chiedo anche ai miei concittadini la massima collaborazione, perché senza la collaborazione, senza un contatto diretto cittadino e amministrazione, le problematiche non è facile da superare. Ecco, sindaco, Bovalino sicuramente non era, al momento in cui ti sei insediato 8 mesi fa, in una situazione economicamente florida. No. Sono bastati 6 mesi per dichiarare il dissesto. Sì. Ecco, vi siete resi conto che la situazione non poteva proprio continuare, erano troppi debiti, insomma, si è tentato di fare di tutto per evitare il dissesto. Certo. È inutile dirlo, l'opposizione mi accusa di aver dichiarato il dissesto con leggerezza e non aver magari tentato di fare un piano di riequilibrio, riprovare a rimettere in sesto, diciamo, il bilancio comunale. A queste accuse voi come avete risposto e come rispondete? Ma guarda, io non credo che, io mi reputo una persona molto seria, sono circondato da persone altrettanto serie, e reputo che Bovalino meriti serietà da parte di chi l'amministra. E quindi con serietà, non con leggerezza, questa amministrazione in 8 mesi ha cercato di fare il possibile per capire un attimino qual era l'esatta situazione economico-finanziaria dell'ente. E quindi c'è stato il massimo impegno anche là, ci sono stati diversi contatti con gli enti sovracomunali, ma anche con le autorità, le istituzioni che dovevano occuparsi e che potevano eventualmente dare una mano dal punto di vista anche tecnico all'amministrazione per le scelte che doveva svolgere. Quindi assolutamente nessun tipo di leggerezza. Il problema è che di leggerezza c'è stata al Comune di Bovalino, ma c'è stata negli anni precedenti. La leggerezza che ha portato il Comune sull'orlo del dissesto. Noi abbiamo soltanto fatto una cosa che purtroppo gli altri non hanno avuto il coraggio di fare, e l'hanno procrastinata aspettando il sindaco successivo perché lo facesse. Hanno eluso le responsabilità che era giusto assumersi. Noi ce le siamo assunti in tutto e per tutto. Quindi abbiamo
dichiarato un dissesto che era già di fatto dal 2013, quando il Comune aveva dichiarato una situazione di predissesto con una serie di criticità e di problematiche che io stesso all'opposizione avevo evidenziato. E quindi poi in quegli 6 mesi abbiamo, dopo diverse riunioni, diversi incontri con i dipendenti che ovviamente conoscevano e devono conoscere meglio di noi la situazione dell'ente, ci siamo determinati in tal senso, perché il Comune in pratica ha un debito accumulato negli anni pregressi, ce lo dobbiamo dire, tra debiti fuori bilancio e disavanzo che è venuto fuori dal riaccertamento tra i residui attivi e passivi di bilancio di circa 11 milioni di euro. Quindi non una barzecola, cioè stiamo parlando di cifre molto importanti. Quali erano le opportunità? Eravate di fronte a un bivio. Le opportunità erano quelle di creare, di rimodulare un piano di riequilibrio oppure dichiarare il dissesto. E la rimodulazione del piano di riequilibrio in quelle condizioni non era possibile farla, per un semplice motivo, perché già il Comune, per una scelta fatta dai commissari, stava appianando con un piano di rientro di 30 anni i 6 milioni di euro del riaccertamento dei residui attivi e passivi, con una rata di quasi 200.000 euro l'anno. Poi c'era da riconoscere una serie di debiti che erano quasi 5 milioni di euro, e quindi anche là molto probabilmente era evidente che, in base a quello che sono state le notizie che ci hanno dato i nostri uffici, primo fra tutti il responsabile dell'area economico-finanziaria e anche il revisore dei conti, in pratica la necessitava un'altra somma già da accantonare per il ripiano di quei debiti. E quindi poi, cioè, si doveva nel complesso cercare di avere un'entrata sicura per ripianare tutta questa situazione deficitaria dell'ente di almeno 500-600 mila euro l'anno, a parte tutto quello che serve per erogare i servizi, per pagare gli stipendi. E questo ovviamente in base non alla decisione del sindaco o della maggioranza, ma in base a quello che hanno detto gli uffici, ma non per scaricare, ma ci sono delle relazioni. Se prendiamo il TUEL e quindi le disposizioni normative per quanto riguarda il dissesto, la dichiarazione di dissesto si basa su ciò che relazionano sia il revisore dei conti e sia il responsabile dell'area economico-finanziaria, i quali ci hanno messo dinanzi ad una situazione per cui, fotografando quella che era attualmente, la situazione non poteva più andare oltre e che anche una rimodulazione del piano non era sufficiente per avviare quel famoso e quel fatidico e necessario risanamento dell'ente. Perché è vero, noi parliamo del dissesto come di una problematica, in effetti lo è una problematica drammatica per un ente, però è anche vero che fermiamoci un attimo a riflettere su che cosa serve il dissesto. Il dissesto dà la possibilità a un ente di avviare l'ipotesi di risanamento, ed è quello che si è voluto fare una volta che l'amministrazione ha preso atto di quelle due relazioni che ci fotografavano una situazione drammatica. Non ci potevamo discostare da quello che è stato detto dagli uffici e da quella che era la situazione che abbiamo accertato dopo 6 mesi di amministrazione. Questo abbiamo fatto, e io credo che vincolare l'ente, e qua subentra anche la decisione della politica e me ne assumo le responsabilità, cioè vincolare l'ente per 30 anni con un piano di riequilibrio, perché si dice che abbiamo avuto fretta perché non abbiamo aspettato la nuova legge finanziaria, il decreto Salva Napoli, se non sbaglio, dove ci si dava la possibilità per l'approvazione dei piani di riequilibrio di allungare i tempi da 10 a 20 anni, 30 anni. Ebbene, ma ci fermiamo un attimo a pensare cosa significa questo? I miei cittadini lo devono sapere.
significava mantenere per 20 anni, 30 anni le liquide al massimo come sono, lo sono dal 2013. Significa bloccare il turnover delle assunzioni da adesso fino a 20-30 anni. Quindi un politico che è lungimirante deve valutarle queste cose. I miei cittadini, sono sicuro che non possono che apprezzare una scelta del genere. Tra chi voleva eventualmente vincolare l'ente per 20-30 anni, lo ripeto, con le aliquote al massimo, e chi invece, come questa amministrazione, ha deciso, seppur con una scelta obbligata, ma sofferta e valutata seriamente, di restringere questo campo, questo lasso di tempo, in soli 5 anni, che possono anche essere di meno. Quindi non vedo chi possa, tra i miei concittadini, dire ma forse è una scelta azzardata. Io dico che è una scelta ponderata e che purtroppo ci ha costretto la cattiva politica degli anni precedenti. Questa è la cosa principale. Scusami se mi sono preso un pochino più di tempo, no, ma era un argomento importante, delicato, e che la gente deve comprendere, anche perché noi di fatto non abbiamo aumentato nulla, perché già dal 2013 le aliquote sono al massimo, e le tariffe e tutto il resto sono portate al massimo, quindi nessun pagamento ulteriore. I servizi a domanda individuale sono stati sempre il costo di essi, il costo dei servizi sempre al massimo. Certo, il cittadino non si rendeva conto, per un semplice motivo, perché questi servizi non erano erogati. Cosa che ha fatto questa amministrazione, riprendendo ad esempio lo scuolabus, che dal 2013 non veniva più utilizzato. E così come faremo, c'è stata una delibera di giunta dell'altro giorno dove già abbiamo pianificato tutto quello che riguarda l'avvio della mensa scolastica per il prossimo anno, che senza fare facili promesse o proclami molto probabilmente partirà in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico. Quindi ai cittadini di fatto non è cambiato nulla, quello che cambia è che noi abbiamo salvaguardato le nuove generazioni, abbiamo salvaguardato, lo dico con presunzione, il futuro del nostro paese, avviando il risanamento che si concluderà nell'arco temporale più equo, che potrà essere al massimo di 5 anni. Sindaco Vincenzo, è importante che tu abbia dato questa spiegazione. Intanto lo dico anche ai telespettatori, siamo oltre che in diretta televisiva, in tutta la Calabria sul canale 85, ci piace dirlo, siamo anche un IPTV, quindi va in onda sullo streaming video del nostro sito e anche poi sui social, tra cui anche Facebook. Tra l'altro su Facebook stavo controllando che ci sono tanti cittadini che mettono mi piace, c'è un buon apprezzamento in diretta, tra qualcuno tipo Claudio e Rosita dicono il primo vero sindaco di Bovalino in 30 anni. Beh, ecco, ti leggerò, loro. Il prossimo messaggio sarà cattivo, leggo anche uno cattivo. È giusto così. Ecco, però hai dato una spiegazione importante che è giusto che i cittadini comprendano le scelte. Per nessun sindaco, questo lo dico io, è semplice dichiarare il dissesto. Né conviene dichiarare il dissesto, perché di fatto hai una gestione limitata su molte cose, quindi dal punto di vista politico il dissesto non conviene, però naturalmente se un sindaco lo fa non per la prospettiva presente ma per la prospettiva futura, questo credo che sia evidente al di là di ogni altra polemica. E noi proseguiamo, una delle rogne che noi abbiamo documentato anche con le nostre telecamere, anzi le due rogne che abbiamo documentato le nostre telecamere su Bovalino, lo erano molto prima che tu si insediassi, è chiaro, no? Non parliamo, lo sono stati anche i primi mesi, no? Il tuo insediamento, gli scarichi fognari, che ahimè hanno compromesso un'estate, no? per i ricettori di strutture turistiche, perché addirittura l'ARPACAL, sentita da me personalmente, stava addirittura stava per inibire l'utilizzo addirittura della spiaggia, quindi che è un provvedimento diciamo grave, perché viene fatto solo in casi estremi, quando proprio c'è un inquinamento tale da impedire l'uso appunto della spiaggia, e lì gli imprenditori balneari sarebbero rimasti veramente con le gambe
mozzate. E quindi questo è un primo grande problema che tu ti sei trovato di fronte, e l'altro è stato invece la spazzatura. Sì. Il paese era assolutamente pieno di spazzatura, l'abbiamo filmato e rifilmato, non serve mostrare ora immagini perché insomma potremmo fare anche il paragone, positivo naturalmente per ora, però è stato comunque un periodo bruttissimo dove io dico i commissari da questo punto di vista si sono dimostrati un po' incapaci sulla gestione, diciamo, dei rifiuti nell'ambito del paese. E, sì, era evidente che c'erano delle grandi difficoltà che non si riuscivano a gestire, e di questo voglio dire, questo ha danneggiato moltissimo l'immagine di Bovalino. Quindi, certo, quindi uno scioglimento precedente per mafia, per 'ndrangheta, per inquinamento, arresti successivi e poi scarichi a mare di quel tipo, spazzatura in mezzo alle strade, certo non è una bella cartolina. No, assolutamente. Per un paese che, ripeto, ha avuto fasti straordinari che tutti potremmo ricordare. E allora, partiamo per ordine. Sì. Scarichi a mare. E per onore del vero ti preciso, scusami, vai, ma vai. Non ci sono stati arresti, c'è stato solo lo scioglimento, ma arresti non ho capito bene che... Non mi riferivo allo scioglimento. Ah, ecco, va bene. Riguardano altre operazioni affini legate. Sì, 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 no, ma era corretto anche per chi mi ha preceduto e che subito quella. Non mi riferivo all'arresto dell'amministrazione, mi riferivo nel tessuto comunale. Ci sono state una serie di scambio di voti che hanno coinvolto. Possiamo dire pure così: hanno coinvolto diversi esponenti politici. Sì, sì, no, era senza una precisazione, però con accuse abbastanza gravi. Sì. Ecco. No, io per quanto riguarda volte la domanda, tu lo sai, sei avvocato. Sì, l'arresto sì, può sì arrivare o non arrivare, ma sì, quando ci sono certi tipi di imputazione, certo, di concorso purtroppo esterno, sì, non hai dove salvarti. No, ecco. Io la domanda è molto importante. Io sto tornando da Catanzaro. Abbiamo avuto una riunione per quanto riguarda la depurazione. L'anno scorso io mi sono trovato. Quindi ora te stai tornando? Sì, 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 sì. Quindi stiamo dando un qualcosa in anteprima? Sì, sì, no, perché è un problema. Io l'anno scorso, quando mi sono insediato, diciamo che sull'ambiente ho subito, tra virgolette, delle scelte che sono state adottate da chi mi ha preceduto, e cioè dai commissari. C'era un accordo di programma siglato a maggio dell'anno scorso. La regione si è impegnata con l'erogazione di un finanziamento cospicuo che era finalizzato all'attivazione di interventi urgenti per la messa in ripristino del depuratore consortile che associa Bovalino, Benestare, Bianco e Casignana. Questi lavori sono stati effettuati, sono stati conclusi i primi giorni di gennaio di quest'anno. Abbiamo salvato in parte la stagione estiva, perché il primo di agosto mi ricordo che aver fatto le analisi e le controanalisi ho potuto revocare l'ordinanza del divieto di balneazione, e oggi i lavori si sono conclusi. La gestione provvisoria che è stata effettuata tutto dalla regione Calabria, i comuni non sono stati bypassati appunto dall'impegno della nostra regione, scadrà il 10 di aprile. Siamo stati convocati per vedere di prolungare questa gestione straordinaria almeno fino a dopo l'estate, in modo tale da non avere problemi proprio a ridosso della stagione balneare. La regione ha accordato, ha detto di sì, ora i comuni dovranno fare la sua parte, e per quanto mi riguarda la faremo sicuramente, perché è un problema molto molto importante che ci teniamo soprattutto venga risolto. Io devo dire anche la mia, l'ho detta sempre in campagna elettorale, l'ho ribadita quando il presidente Oliverio ci ha onorato della sua presenza al comune nel mese di agosto. Io e la mia amministrazione non siamo completamente convinti che l'intervento migliore sia questo. Noi avremmo preferito avere un depuratore nostro, per una serie di ragioni che adesso qua non sto a ripetere, però ovviamente avendo subito la scelta e comunque tenendo conto dell'impegno economico profuso dalla regione, speriamo che questa scelta dia dei buoni risultati. Ci impegneremo affinché tutto vada per il meglio e che quindi questi interventi non siano non rimangono isolati e non rimangono nemmeno fine a se stessi, e che quindi l'impianto davvero funzioni evitando l'inquinamento. Quanti comuni sarete allacciati?
quattro comuni, Bovalino, Benestare, Bianco e Casignana. Però ora dovremmo, sarà compito dei comuni entro il 30 di settembre avviare l'affidamento definitivo per la gestione del consorzio e quindi del sistema depurativo, sia quello proprio il depuratore in sé e sia tutte le stazioni di sollevamento che si trovano nei vari comuni. E l'impegno per quanto riguarda Bovalino, ma mi sento anche di dirlo, degli altri comuni sarà massimo. Per capirci, abbiamo evidenziato... il depuratore è funzionante? Sì, al momento sì. Il problema è che ci sono i collettamenti. Sì, ci sono delle... No, i collettamenti sono stati sistemati, è stato tutto collettato. Ci sono delle criticità che sono emerse in questi giorni di cattivo tempo, io l'ho evidenziato oggi alla Regione Calabria, e che sono dei problemi atavici, problemi che posso sono... Posso immaginare, l'acqua sono... bianca unite all'acqua giovana. Sono degli impianti fognari misti e quindi quando arriva il surplus di acqua, poi i motori si bloccano. L'ingegnere Pallaria, che è RUP, ha dato anche garanzie di poter intervenire su queste criticità e noi lo speriamo con tutto il cuore, perché è un problema che va risolto. L'altro problema ambientale, anche là, che abbiamo, di cui abbiamo subito la soluzione, perché sono stati commissari a fare la gara e a gestire l'affidamento del servizio esternamente all'Ocre d'Ambiente, è quello della raccolta dei rifiuti. Nei primi mesi abbiamo avuto delle difficoltà, sono state anche levate delle contestazioni, sono state fatte delle decurtazioni sulla fattura perché il servizio non è stato fatto in maniera adeguata. Quindi ricordiamo ai cittadini che è l'Ocre d'Ambiente che ha l'affidamento, sì, che gestisce, che è la stessa società che poi raccoglie a Siderno. Sì, è così. No, per capire, perché l'Ocre d'Ambiente a Siderno ha fatto un buon lavoro. Sì. Quindi... Ma tutti anche in altri comuni, voglio dire, della zona. Allora c'è qualcosa che a Bovalino non va. Sì, all'inizio non è andato per il verso giusto, ma può essere imputato a tante cose. Ma è stata fatta un'azione di sensibilizzazione ai cittadini. Sì, però ancora ti spiego, una su tutti la problematica è stata che in effetti non abbiamo consegnato, i commissari non hanno consegnato all'Ocre d'Ambiente un paese pulito come... Quindi ha lavorato in emergenza. Hanno dovuto lavorare in emergenza, hanno fatto un affidamento infatti di in via straordinaria per rimuovere i tantissimi accumuli di rifiuti che ancora c'erano e soprattutto i tantissimi ingombranti che c'erano. Ma ci siamo messi in carreggiata, abbiamo avviato dal mese di settembre la raccolta porta a porta degli ingombranti, ancora prima abbiamo messo un cassone ogni settimanalmente per il conferimento degli ingombranti, RAE, materassi, mobili, suppellettili e quant'altro nella piazza centrale del paese, e questo ha consentito finalmente di avere un ambiente più pulito. È raro che si vedano i bidoni stracolmi di rifiuti e che magari si vedano degli ingombranti. Ancora c'è tanto da fare, non ci illudiamo, non voglio illudere nessuno, però ci siamo messi in carreggiata e lo dico con una certa convinzione, avendo conosciuto e essendomi occupato del mio paese attivamente già quattro anni prima, dove gli accumuli di rifiuti arrivavano ad essere davvero, ad intralciare perfino la circolazione stradale, e i miei concittadini se lo ricorderanno. Adesso questo è solo un brutto ricordo, ma non c'è più nulla di tutto questo. E poi ora stiamo per avviare la raccolta differenziata. C'è stato un po' di ritardo, però io dico una cosa, che la raccolta differenziata, l'hai detto bene tu, va, il difficile serve avviarla e mantenerla. Io, toccandolo da vicino, ti dico tantissimo che in maniera proprio spassionata, ti dico che il lavoro più importante è quello preparatorio. Assolutamente sì. Improvvisare la raccolta differenziata, così come fatto a Bovalino dall'altra ancora amministrazione, con un fallimento totale, non ha senso, non ha senso. Un mese, due mesi presi in più per preparare i cittadini,
per organizzare al meglio e diluire è fondamentale, perché altrimenti il sistema si inceppa. Allora, e una volta che si inceppa, vogliamo, il sistema, siamo fuori. Vogliamo spiegare ai cittadini, sarà una raccolta porta a porta? Sì, sarà una raccolta porta a porta. Quindi noi abbiamo deciso, spariranno i famosi bidoni indifferenziati. Sì, sì, sì. Quindi sparendo quei bidoni, voi non vi troverete, il rischio qual è? Che chi è indisciplinato vada lì e lascia la busta, il pacchetto di immondizia in mezzo alla strada, allora, perché non trovi più. Ti spiego un po'. Allora bisognerà evitare questo. Prima cosa. Seconda cosa, lo dico e poi ti lascio, certo. Diciamo per i cittadini che ci seguono. Bisogna che i cittadini siano sensibilizzati con una campagna di comunicazione molto forte. Tant'è vero che gli start-up di tutti i progetti di raccolta differenziata spesso hanno un budget di comunicazione importante, perché bisogna creare delle brochure, fare tipi di comunicazione diversi per entrare nelle case e per spiegare, perché è anche difficile alla vecchietta di 60, 70 anni, 80 anni spiegare come differenziare. Sono eccezioni, però bisogna spiegarlo un po' a tutti. Quindi capire dove ha messo il sacchetto della pizza, perché ancora qualcuno non sa se è umido o carta o addirittura indifferenziata, perché così sarà, e spiegare le lattine, che forse è la cosa più semplice, cioè il vetro dove va inserito, e per gente che per 60 anni, 70 anni ha buttato indistintamente la spazzatura nel sacchetto, non è semplice. E quindi questa azione sarà importante in questi mesi che il sindaco diceva, perché i cittadini di Bovalino percepiscano bene come si differenzia. Bravo. A quel punto bisognerà gradatamente, credo che si farà in alcune zone, sì, ora, che ora altre. Ora ti spiegherò, ecco, allora, spiegherò ai cittadini. Allora, spieghiamo questo vostro startup da dove parte. Sì, sì. Ma diciamo che già l'avevamo pensata. Noi abbiamo deciso che la differenziata parta prima dalle periferie. 1500 utenze di tutte le frazioni e delle zone. Come verranno distribuiti i mastelli? Hanno iniziato già la distribuzione dal mese di gennaio, e la distribuzione viene fatta presso un immobile confiscato di proprietà del comune, che si trova in via, lo ripeto, in via Calfapetra, dove i cittadini in giorni prestabiliti alla settimana sono stati invitati e vengono di continuo invitati a recarsi per il ritiro dei mastelli, muniti dei documenti di riconoscimento, della tessera sanitaria e anche del foglio Tari, cioè il foglio che viene recapitato, la notifica che viene notificata. Non mi fare sorridere, ho capito già la domanda. Per capire, devo dire ai cittadini che devono essere iscritti al ruolo. Ecco, per devono essere iscritti al ruolo, e soprattutto non per serve poter prendere i mastelli. Sì, 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 ecco, devono essere ovviamente iscritti al ruolo. Cioè devono pagare la tassa sui rifiuti, altrimenti sì, i mastelli non serve prendere. Comunque portare pure il bollettino, perché no. Dicono, ma io il bollettino ce l'ho deve a casa. Deve esistere il nome, lì ecco, no, essere basta soltanto il foglio dove risulta il codice dell'utente, quindi in base a quella che è l'utenza comunale, in modo tale che poi i mastelli vengono associati attraverso la pinzonatura elettronica che viene fatta, e quindi poi il sistema verrà fatto a porta a porta. Se qualcuno a porta non è iscritto al ruolo, può essere l'occasione per farlo. Infatti ora ti verrò pure a dire questo, quindi l'abbiamo iniziata. E se mi permetti dico pure le zone, così rinfreschiamo certo. I nostri cittadini. Siamo qua a posto. Perché partirà a brevissimo. Abbiamo fatto innanzitutto da Bosco Sant'Ippolito, Bovalino Superiore, Pozzo, Contrada Argada, Contrada Bricà, Via delle Rose, Drafà, Frazzà, Lacchi, Maggiordomo, Mastro Massara, Petrara, Pioca, Sandrechi, San Giorgio, San Nicola, strada statale 112 da Spromonte. Queste sono tutte le località. Tutte le periferie, a quanto mi sembra di capire. Sono le periferie che in pratica partiranno prestissimo. Noi contiamo di partire già i primi di marzo con le prime tre frazioni: Bosco Sant'Ippolito, Bovalino Superiore e Pozzo. Quindi presto vedrete, vi saranno recapitati degli avvisi, come gli altri che hanno preceduto la distribuzione dei mastelli. Ecco qua la campagna di sensibilizzazione fatta porta a porta nelle case delle persone, non soltanto con manifesti, con locandine e con iniziative. Quindi c'è un gruppo che va a spiegare. Sì, noi spariranno anche i bidoni, quindi bisognerà mettersi subito in regola.
Questo mi ha anche costretto a fare un'ordinanza nel mese di febbraio, un'ordinanza che vuole regolamentare in via d'urgenza, in questo periodo di transizione, la situazione per quanto riguarda il conferimento dei mastelli. E siccome, lo dico, ma i cittadini, non, io dico le cose in faccia, quindi non è bello solo dire le cose buone, no? E non voglio nemmeno rimproverarli, però è andata molto a rilento questa distribuzione dei mastelli. Non vengono a ritirarli? Sì, ho fatto l'ordinanza dove ho messo come violazione anche il mancato ritiro dei mastelli e sono contento che i cittadini stanno collaborando. C'è stata un'impennata nella distribuzione, di questo mi fa piacere e ringrazio i miei concittadini che si stanno dimostrando davvero molto sensibili e a breve partirà, e così come partirà in queste zone. Sindaco, se c'è qualche persona anziana che ha difficoltà a spostarsi, siamo andati pure nelle piazze. È previsto che qualcuno possa magari a domicilio consegnare i mastelli? Sì, allora da questo punto di vista c'è l'agevolazione della delega, possono fare benissimo una delega e c'è stata questa agevolazione verso queste persone perché anziane. Perché ci chiedono magari mezzi, quindi... bisognosi perché non hanno mezzo o d'altro, e l'abbiamo fatto. Ma la cosa ancora di cui andiamo fieri è che ci siamo recati, proprio il mio vice sindaco e assessore all'ambiente si è recato nelle piazze, in luoghi chiusi, perché visto la stagione invernale, facendo degli incontri pubblici nelle varie zone, a spiegare come funziona la raccolta differenziata. E questo coadiuvato anche da altre persone che hanno collaborato alla vittoria di Agave, anche se poi non sono riuscite ad entrare in maggioranza, che voglio ringraziare pubblicamente. Queste persone, abbiamo fatto un buon lavoro da questo punto di vista. L'Ocrad Ambiente ha fatto la sua parte distribuendo e dandoci tutto il materiale pubblicitario che era necessario, e i cittadini che non hanno magari avuto occasione di frequentare questi incontri, basta soltanto che quando vanno a ritirare i mastelli seguono le istruzioni che gli verranno dette in loco e che poi leggano tutte le brochure, tutte le indicazioni contenute nei mastelli stessi. Già sabato, penso, e lo annuncio, presso la sala parrocchiale ci sarà un ennesimo incontro con i cittadini per spiegare appunto come funziona questo servizio di raccolta porta a porta, e quindi contiamo di partire in maniera a macchia di leopardo, anche se per step, nella distribuzione, nella raccolta differenziata, e quindi poi nel colmare tutto il territorio. Entro comunale. Quanto, dal punto di vista temporale, si riuscirà a chiudere il cerchio con poi la raccolta, anche quindi far sparire i bidoni anche al centro? Io mi auguro prima dell'estate. Prima dell'estate. E diciamo, è un impegno, che nei prossimi 6-7 mesi. Sì, però ecco, è una situazione, ripeto, avere fretta e speculare sul fatto che se non si è iniziato prima, un mese prima, 10 giorni prima, 2 mesi prima, secondo me è davvero speculare, perché, lo ripeto, l'organizzazione e la preparazione dei cittadini è alla base di tutto, perché è un cambiamento radicale e Bovolino non era abituato. Bovolino è un paese grande, contiamo 9.000 abitanti, ci sono oltre 4.000 utenze, quindi ci rendiamo conto che l'impegno sarà abbastanza gravoso, abbastanza impegnativo per tutti, per l'amministrazione, per i miei concittadini e anche per la Locred Ambiente, alla quale io mi rivolgo sempre in maniera chiara: devono applicare quello che è devono farlo nel migliore dei modi, perché il paese ha bisogno di cambiare anche passo da questo punto di vista. Quindi, sindaco, una domanda a bruciapelo che potrebbe essere anche, come si dice, un boomerang: avete l'isola ecologica? Sì, abbiamo l'isola ecologica, ecco. E la domanda mi fa piacere perché anche i ritardi, io non lo sapevo, quindi ho fatto una domanda per come è giusto che sia, e ti spiego subito. E l'isola ecologica deve essere è alla base per è indispensabile per la raccolta differenziata. Per chi specula su questa cosa, che non si è iniziata con la raccolta differenziata,
si dimentica che abbiamo un'isola ecologica che purtroppo non è funzionante. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, anche perché l'ho constatato facendo dei sopralluoghi. Quindi vi ha rallentato anche questo? Certo che ha rallentato questo. Sto ponderando le varie decisioni da prendere come amministrazione comunale per la gravità in cui ho riscontrato. Quindi c'era ed era stato abbandono? Sì, era in stato di abbandono e quindi stiamo vedendo un attimino tutte le decisioni da adottare, perché ovviamente quella era una base di partenza essenziale per la raccolta differenziata. E purtroppo questo ci ha ostacolato. Ad esempio, anche il semplice distribuzione dei mastelli con un'isola ecologica funzionante, dove c'era un capannone e c'erano degli uffici, era il luogo più appropriato per mettere tutti i mastelli. Invece, non essendo utilizzabile, abbiamo dovuto adattare a tal fine un immobile confiscato, che ovviamente non è sufficiente a inserire tutti i mastelli che sono necessari. Avete trovato dei finanziamenti per sistemare l'isola ecologica? Ci stiamo attivando, già sono in contatto con l'assessorato all'ambiente da oltre 2 mesi, pure più, perché ci sono delle possibilità. I tempi saranno brevi o? Io lo spero Giuseppe, perché ci stiamo impegnando in maniera proprio assidua e convinta, perché riteniamo che quello debba essere una soluzione di fondamentale importanza. Il fatto che ancora non abbiamo assunto determinate decisioni come amministrazione per l'isola ecologica è dovuto proprio a questo, per cercare di velocizzare al più presto l'avvio dell'isola ecologica, perché poi quella è la finalità. È inutile lasciare un'opera abbandonata il multimateriale dove lo raccogliete ora? Il multimateriale, ti ripeto, viene al momento viene messo un cassone nella piazza, in piazza Mercato, ogni martedì settimanalmente, quindi le persone possono conferire l'oro, oppure in quel cassone vengono portati da Locre d'Ambiente Sempre, che fa la raccolta a domicilio come prevede diciamo, il contratto da parte un pezzo di piazza funge da isola ecologica, di fatto raccogliete là. Sì, non si può dire, però è così. Nel senso, bisogna essere pratici, capire. Arriva il cassone, arriva alle 9:30, se ne va alle 12:00. Quindi non avete possibilità di farlo permanere di più? Purtroppo no, perché subiamo anche là. Quello questa è un situazione. Problema anche. È un problema tipo. serio che l'isola ecologica vi consentirebbe ad avere tutti i cassoni in un'area e lì stoccare il materiale. Ma si poteva dare la possibilità ai cittadini già di fare, di poter conferire e anche di poter usufruire di agevolazioni. Per esempio, i rifiuti ingombranti, com'è la situazione? Te l'ho detto prima, vengono conferiti in questo cassone. Quindi anche i rifiuti ingombranti? Sì. Ma mi riferivo a multimateriale, intendevo anche plastica, vetro. Questi qua possono essere, sono assimilati in questo cassone e poi vengono separati dalla società, ecco. Quindi c'è, diciamo, ancora una situazione diciamo di raccolta provvisoria. Però diciamo ecco così. Questo ha dato, sì, è provvisoria, ma il provvisorio non è dovuto né ad una incapacità amministrativa dell'attuale amministrazione, né, lo voglio dire, all'incapacità della ditta appaltatrice, ma è dovuta al fatto che è Locre d'Ambiente, ma è dovuta al problema che il comune non ha potuto dare l'utilizzo dell'isola ecologica, che si chiama proprio così, centro di raccolta di supporto alla raccolta differenziata. E quella è la funzione dell'isola ecologica. Quindi alla fine l'umido invece dove viene ammassato? Ma ancora c'è l'indifferenziato, quindi viene conferito nei bidoni, normalmente per strada. Ovviamente come partirà la differenziata ci sarà il mastello per l'umido, per la plastica, per il vetro, per la carta. Quindi dovrete fare l'indifferenziato. Quindi Locre d'Ambiente dovrà fare una raccolta giornaliera per poi andare a scaricare. Sì, ci saranno i giorni della settimana. Poterle fare stazionare da nessuna parte. Certo, cioè, ci saranno i giorni alla settimana prestabiliti in cui passerà per l'umido, passerà per la carta. Ecco, voi dovrete creare un calendario. Come lo comunicherete? Già l'ha creato Locre d'Ambiente ed viene dato ai cittadini insieme ai mastelli.
Ecco, esiste la possibilità di visualizzarlo online? Certo, a proposito, mi coglie l'occasione, c'è l'applicazione della società appaltatrice che si può scaricare anche sul telefonino con Play Store ed è la differenziata o la differenzia, se non sbaglio, sì, la differenzia e quindi si permette da lì di rintracciare le modalità di conferimento, il numero verde per il conferimento degli ingombranti e quanto altro è necessario come notizia affinché le persone possano essere agevolate in questo cambiamento radicale. Quindi questa è una buona notizia, il fatto che ci sia un'app, la differenza. Lo diciamo perché i giovani, che sono anche quelli che poi saranno il motore di questa raccolta, perché stimoleranno anche la famiglia, possono andare a scaricarsi l'app su Play Store che conosciamo tutti. Io dico, e lo voglio dire ai miei cittadini, è una scelta di vita. È una scelta di vita fare la differenziata. Quello che noi non lasciamo per strada non facciamo il favore a nessuno, né a questa né a quell'amministrazione. Il favore ce lo facciamo a noi stessi e ce lo facciamo ai nostri figli. Se capiamo questo passaggio sarà la cosa più facile al mondo arrivare alla raccolta differenziata e rispettare. Io non so se la regia mi dice che abbiamo ancora un altro paio di minuti o hanno già chiesto la linea da Cosenza. Cosenza è pronto, dobbiamo dare la linea al graffiatore, abbiamo sforato, abbiamo lo studio. Mi sono dilungato forse, no, io vi ringrazio tantissimo della disponibilità. Io ringrazio il sindaco di Bovalino, l'avete visto, abbiamo parlato in maniera limpida, semplice, chiara, non ti leggo i buoni messaggi sul web, non ne ho trovato uno. Ah, mi dice qualcuno, gli anziani, come viene comunicato visto che non hanno internet? L'abbiamo fatto porta a porta con i messi comunali. Qualcuno ci chiede anche questo, dicono buonasera sindaco, in bocca al lupo, siamo contenti di quello che state facendo. Posso cogliere l'occasione per una cosa, le utenze non registrate o per coloro che sono risultano residenti nel nostro comune e abitano invece fuori e quindi sono degli stagionali, io li invito, io sto facendo già fare gli accertamenti d'ufficio tramite i dati incrociati del catasto, quindi ufficio tecnico, ufficio ragioneria e vigili urbani, però invito chi ha i parenti che hanno queste, si trovano in queste condizioni, di avvertirli perché l'ordinanza è già attiva, ci saranno delle sanzioni e quindi io li inviterei al più presto a regolarizzare la loro posizione, quindi o a ritirare i mastelli o se di fatto non sono più residenti nel nostro comune di spostare la residenza e di comunicare agli uffici preposti che si tratta di utenze stagionali. Perché questo serve anche ad evitare, io lo dico, anche quell'evasione cosiddetta, non dico volontaria, ma quasi, o involontaria, perché risultano delle persone residenti, delle utenze di residenti che invece non abitano fanno più fuori, a Bovalino. Quindi non debbono quindi pagare. Anche l'occasione sarà utile per fare questo, lo faccio tramite la TV, tramite i social, questo invito proprio i parenti, gli amici di queste persone di invitarle a più presto a prendere contatti con gli uffici comunali e regolarizzarsi da questo punto di vista. Sindaco, abbiamo veramente concluso, solo un'ultima battuta, ma proprio in 15 secondi, questa me la devo tenere per la fine, ma alla fine il mercato... Stanno pagando, ecco, come ed è un orgoglio, stanno pagando, abbiamo recuperato in 2-3 mesi 40.000 euro del vecchio e in più abbiamo fatto un atto di indirizzo per cui c'è il pagamento bisettimanale, prima non si pagava, nel senso che non passava nessuno per il pagamento, quindi... si attendeva il pagamento spontaneo di chi occupava la tassa, noi abbiamo fatto due agenti di riscossione insieme ai vigili, passano ogni 15 giorni, quindi due volte al mese e riscuotono la tassa e ti posso dire che nel mese di gennaio abbiamo incassato, non voglio dire la quota, ma abbiamo incassato il giusto e che se rapportato nell'anno noi avremmo la possibilità di incassare dai 50 ai 60 mila euro per il 2018 così come era giusto fare. Le persone non si è lamentato nessuno, si sono adeguati e questo io voglio ringraziare, non è plagieria, ancora una volta gli ambulanti che si sono dimostrati molto molto attenti anche alle richieste dell'amministrazione. Ovviamente noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo pulito le aree che non venivano pulite da anni e posso dire, posso prendermi l'impegno che presto partiremo con la terza fase, quella della sistemazione dei posti,
E così per dare finalmente un di nuovo slancio al mercato settimanale di Bovalino. Sindaco, complimenti. Grazie. Grazie a Vincenzo Mesano, grazie, sindaco di Bovalino, grazie alla sua giovane giunta che l'ha accompagnato in televisione, anche se non l'abbiamo vista. Gli avrei voluto fare una fotografia come sono seduti, ma non possiamo farlo. Grazie a voi telespettatori. Linea ora, dopo la sigla, al graffiatore con Fabio D'Ippolito dagli studi di Cosenza. E invece noi questa sera 21:30 ci rivediamo, non con me ma con Maria Teresa Griniti, al voto, una puntata che vi consiglio di non perdere. E poi domani il gran finale, che non vi anticipo nulla, ma sarà anche lì una puntata condotta da Antonio Tassone, che vi invito a seguire in diretta. Grazie e buona serata a tutti. Buonasera. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.